Oggi andremo a fare una bella calamarata. Guardate qui che spettacolo, ragazzi. Adesso andiamo a vedere la procedura e mentre mando a mangiare questa bontà, voi guardatevi la ricetta, che la panza aspetta. Ciao! Bene, ragazzi, ricetta semplicissima, uno spicchio d'aglio, dei gambi di prezzemolo, due acciughine, mezzo cucchiaio di concentrato di pomodoro, del prezzemolo tritato, un bel bicchiere di vino bianco e 150 g di pomodorini ciliegino tagliati a spicchio. Mettiamo un filino d'olio in padella, uno spicchio d'aglio schiacciato, dei gambi di prezzemolo e andiamo a far rosolare giusto per 2 minuti questo calamaro, poiché la cottura del calamaro o lo cuoci 2 minuti e lo togli o 30 minuti, perché altrimenti rimane duro sotto i denti. Sfumiamo con vino bianco a bella fiamma vivace, allo scadere dei 2 minuti togliamo subito questo calamaro che l'abbiamo ubriacato con questo vino bianco, togliamo anche i gambi di prezzemolo e lo spicchio d'aglio. Iniziamo ad aggiungere le due acciughine, sciolte le due acciughine, mettiamoci questi bei pomodorini e il concentrato di pomodoro. Aggiungiamo anche un piccolo mestolino di acqua di cottura della pasta, abbassiamo la fiamma al minimo e facciamo cuocere per 20 minuti. Dopo 20 minuti caliamo questa calamarata, che è la... perché si chiama calamarata questa pasta? Poiché somiglia al calamaro quando è tagliato a tondini. A metà cottura, dopo 5-6 minuti che abbiamo calato la pasta, l'andremo a calare direttamente in questo sughetto, poiché questa è una pasta liscia e bisogna far assorbire tramite l'amido della pasta, far legare tutto il sugo, tutto questo sapore dei calamari, delle acciughine e dei pomodori alla pasta. Mantechiamo per bene, aggiungiamo qualche mestolino d'acqua di cottura e 2 minuti prima che la pasta sia cotta, che spegniamo il fuoco, andremo a mantecare con questo calamaro. Io per 2 persone ho tagliato questo calamaro a striscioline e ho preso un solo calamaro grande. Casomai non trovate il calamaro grande, prendete 2 calamari di media grandezza e tagliateli a piacimento. Io qui li ho tagliati a strisciolini. Andiamo a impiattare, mettiamoci un pochino di sughetto sopra, facciamo una bella spolverata di pepe in grani e un'altra bella spolverata di prezzemolo. Guardate qui la pasta mantecata alla perfezione, vedete il sughetto allegato a questa pasta liscia. E questa qui, ragazzi, ve lo consiglio vivamente, è un piatto semplicissimo da fare, utilizzando solo una padella e una pentola. Andiamo a fare la prova dell'assaggio. Vi invito a seguirmi sui miei canali social, anche YouTube, Instagram, TikTok e oltre a Facebook, ovviamente. Bene, lo zio vi saluta, qui la scarpetta, ovviamente, non ve lo dico, è d'obbligo.